La plastica è un materiale che ha radicalmente cambiato la nostra vita. Accolto come rivoluzionario nella prima metà del secolo scorso, oggi ci accompagna in qualsiasi azione quotidiana. Ma proprio perché ne abbiamo fatto e ne facciamo un uso così esteso, dobbiamo trovare il modo migliore di trattare i prodotti giunti a fine vita per limitarne l'impatto sull'ambiente. Una delle soluzioni è farne un uso consapevole e responsabile. Diventa allo stesso tempo fondamentale trovare nuove strategie e tecnologie più sostenibili per pensarla, produrla e usarla il più a lungo possibile e infine riciclarla. Il Centro Ricerche Versalis è focalizzato tra l'altro sullo sviluppo delle tecnologie di trasformazione e riciclo della plastica. L'obiettivo è quello di ripensare la plastica in ottica di economia circolare. Pensate che la produzione globale di plastica è passata da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a circa 400 milioni di tonnellate nel 2022. Per questo bisogna trovare nuove soluzioni che minimizzino l'impatto sull'ambiente del suo fine vita. Mirko Nodari è responsabile dell'unità Nuove Sintesi e Materiali di Riciclo nell'ambito della Direzione Ricerca e Sviluppo di Versalis. Grande appassionato di materie scientifiche, il suo è un percorso quasi obbligato. Mirko è in ENI da 13 anni e si è sempre occupato di polimeri. Finora la plastica è stata fabbricata prevalentemente a partire da materie prime derivate da raffinazione del petrolio, come la virgin nafta. Ma il suo riciclo è ancora complesso. Ci sono materiali plastici idonei al riciclo meccanico e in questo il nostro paese si distingue a livello europeo per essere il più virtuoso. Vi è però una frazione più complessa di plastiche, difficilmente separabili sia da altri materiali, come nel caso degli imballaggi alimentari poliaccoppiati, che da altre plastiche con cui possono essere combinate. Questa frazione non può essere gestita con le attuali tecniche di riciclo e quindi viene inviata a recupero energetico in discarica con evidenti impatti sull'ambiente. La ricerca degli ultimi anni sta portando una forte innovazione. Di quale si tratta? In questi anni la ricerca si sta muovendo secondo due direttrici principali. Da un lato, utilizzare materie prime alternative complementari a quelle d'origine fossile. Dall'altro, allungare il più possibile il tempo di vita dei manufatti in plastica e dargli, se possibile, anche una seconda vita. Che cos'è e come funziona questa tecnologia che permette di trasformare i rifiuti in plastica mista in nuova materia prima per produrre nuovi polimeri vergini? La tecnologia Versalis si chiama UP ed è un processo di pirolisi, quindi di riscaldamento in assenza dell'ossigeno della plastica. Questo permette di decomporla a livello molecolare ottenendo come prodotto principale un olio di pirolisi. Praticamente è come se smontassimo un set di mattoncini, quelli con cui giocano i bambini per capirsi, in tanti piccoli pezzi che poi possono essere riutilizzati per ricomporre nuove costruzioni. Quali sono i principali vantaggi di questa tecnologia? I vantaggi sono sostanzialmente tre. Possiamo estendere la vita di materiali plastici anche misti e quindi quelli attualmente non riciclati meccanicamente. In ogni ciclo le proprietà dei materiali restano intatte, si fa un minore utilizzo di materie prime tradizionali. Cosa significa lavorare ogni giorno a questo progetto che darà nuova vita alla plastica? Significa mettersi in gioco costantemente e approfondire il più possibile tutti gli aspetti del progetto, da quelli più tecnico-scientifici, diciamo di laboratorio, a quelli più ampi e che guardano alla filiera dei rifiuti plastici su scala industriale. E in questo senso la metafora che facevamo prima, quella dei mattoncini con cui giocano i bimbi per fare le costruzioni, insomma, è particolarmente calzante. Rappresenta da un lato il chimismo della reazione di pirolisi, quindi lo scomporre in tanti piccoli pezzi le nostre catene polimeriche per poi riassemblarne e riottenerne di nuove. Ma dall'altro rappresenta molto bene anche quello che è la gestione di un processo così complesso, ovvero suddividerlo in tanti piccoli aspetti, ognuno dei quali viene approfondito, per poi giungere ad una soluzione complessiva che sia realizzabile e sostenibile.
Si può dire che la plastica oggi rappresenti una grande opportunità? Dimostrare che la plastica di per sé non è un problema, ma un utilizzo intelligente della stessa anche a fine vita può migliorare la sostenibilità del nostro stile di vita è sicuramente un'opportunità interessante, anche per sfatare certi pregiudizi sulla chimica e quindi dimostrare che può contribuire al progresso della società. L'obiettivo del progetto sviluppato qui a Mantova è quello di migliorare la circolarità dei prodotti in plastica, permettendo di diminuirne l'impatto ambientale e aiutare il percorso di transizione verso filiere e processi produttivi più sostenibili. Mantova ci ha insegnato che se la plastica ha rivoluzionato le nostre abitudini, è arrivato il momento di rivoluzionare in una naturale evoluzione la plastica. Let it all go, darling, let it all go. I just need to stop and have some fresh vibes tonight.